Allora, il primo concerto che vidi a Umbria Jazz mi rimarrà sempre nel cuore perché facevo un viaggio con i miei genitori, giravamo l'Italia e facevamo da Genova fino a Palermo. Ed era la nostra vacanza, pian piano siamo scesi, ci siamo fermati a Umbria Jazz. E casualmente quella sera c'era Buddy Rich, c'era l'orchestra di Buddy Rich. Mi rimarrà sempre nel cuore questo concerto perché io da piccolo, cioè, non era facile vedere una big band e non c'era posto, era proprio tutto pieno. Allora mio padre, che era un, come si dice, riusciva a convincere chiunque, credo che parlò con Carlo, con qualcuno, e ci fece sistemare sul palco, dietro a Buddy Rich. Quindi io ho visto il concerto di Buddy Rich seduto dietro a Buddy Rich, quindi ero nell'orchestra, e i miei genitori erano qua e io avevo con me il mio cane. Il mio cane si sistemò vicino al Charleston di Buddy Rich. E Buddy lo guardò e tutte le volte che fra un pezzo e l'altro lui si chinava e accarezzava il mio cane. E mi ricordo questa cosa. Venire a Umbria Jazz è sempre una presenza importante perché comunque è uno dei festival più importanti del mondo, è rinomato in tutto il mondo, è uno dei vanti dell'Italia e quindi è sempre bello essere qua, è sempre bello essere qua. E non lo dico, non è una frase fatta, ma proprio è, c'è un'energia, un valore, una storia. Tu cammini nella storia dell'Umbria, che è una terra antica, vecchia, magica, è la storia di un festival che è antico, vecchio e magico, non come l'Umbria, ma qui ci sono passati tutti, hanno lasciato. Io penso che ogni nota che un musicista suona non vada mai via del tutto, rimanga sempre qui. Quando cammino per le strade di Orvieto o di Perugia, mi piace pensare che il profumo di qualche nota di Charles Mingus o che ne so, di Sonny Rollins o di Phil Woods, stia ancora nell'aria e ci contagi un pochettino. Questo è un bel tipo di contagio da subire. La musica è troppo importante, la musica è una... anche se, diciamo, chi dovrebbe cercare di promuoverla, e sto parlando anche delle alte forze della politica, la musica è una parte fondamentale, la cultura è una parte fondamentale dell'evoluzione della specie umana, la cultura. E quando tu dici, quando un politico giudica la musica come una delle cose non essenziali, vuol dire che è una persona... Mi dispiace per lui o per lei, mi dispiace tanto, perché invece è proprio una cosa essenziale, la cultura, la musica soprattutto, perché è una cosa che non esiste, la musica non c'è, la musica non è quello che le note sulla carta, quello è un codice, è come la parola, la parola non è sulle pagine di un libro, il libro è un codice perché tu possa trovare quella parola e dirla. La musica è lo stesso, se io la pallina sulla seconda riga non è sol, perché il sol è qua, è già andato via. Una volta che l'ho suonata è già andato via. La musica non esiste. La musica esiste solo in quella frazione di secondo in cui la senti. Ed è un'arte straordinaria. Non sto parlando solo del jazz, di tutto, cioè è una cosa che mette in relazione le persone che non la suonano con chi la suona, mette i musicisti che la suonano di provenienza diversa, di credi diversi, di posizioni politiche diverse. No, però questa cosa la facciamo insieme questa cosa e ci rende felici, ci arricchisce, ci rende più morbidi, ci rende più tolleranti, perché poi diventa veramente una conferma che l'amore esiste in realtà. Può essere una cosa stucchevole, ma magari... Per me non lo è, per me è bellissimo poter viaggiare nel mondo, conoscere delle culture, apprezzare le diversità, le differenze, perché la differenza è importante. Se fossimo tutti uguali sarebbe una noia pazzesca, invece è bello che una persona sia nera,
Non è bello che una persona sia completamente bianca, con gli occhi azzurri, i capelli biondi, ed è bello che queste due persone si uniscano e facciano uscire un bambino multicolore che ha due culture dentro il suo DNA, nella sua storia, quello che gli insegnano, e che continua ad andare avanti, e c'è così, è la cosa bella. E la musica fa questo, la musica fa questo.